Buongiorno Verdastri, come avevo annunciato, ho sistemato dei vasi trappola a casa mia in punti peculiari che adesso vedrete nel video che ho realizzato. Buongiorno, ho rispolverato tutto il materiale che ho usato durante il tirocinio. Qua ci sono tutti i vasi e ne userò quattro di questi, immagino. Se volete un modo semplice per fare dei tetti da mettere sulle pitfall trap, ecco, questo è un modo molto semplice. Tagliare un pezzo di vetroresina e forarlo. Come vedete, ho fatto quattro fori e qui ci mettevo quegli stuzzicadenti che vedete là. Questi qua. È un tappo molto semplice da poter applicare per evitare che ci piova dentro. Io, come vi ho già detto, però non li metterò a meno che non piova e non abbia voglia di tirarli via. Quindi per ora metterò semplicemente i vasi e adesso andrò a vedere dove posizionarli. Allora, adesso vi faccio vedere le galline che sono qui, che vorrebbero da mangiare ma non ne avranno. E vi faccio vedere dove ho sistemato i vasi. Ho deciso di metterne tre e non quattro. Questo è il primo, che è praticamente all'inizio dell'orto. Nella mia parte di orto è vicino al barile dell'acqua. Qui vedremo un po' che insetti ameranno gironzolare sul mio orto. Quindi abbiamo già un'indicazione di categoria di insetti che potremo vedere. E questo è il secondo sistemato più avanti nella zona dove abbiamo piantumato un po' di alberi, come potete vedere. Questa rispetto all'orto è sicuramente una zona più tranquilla, con meno circolo di persone, quindi meno stress, meno disturbo, quindi potrebbe esserci una differenza di insetti rispetto al vaso dell'orto. E questo è l'ultimo vaso che è messo in prossimità dell'etamaio di casa. Quindi anche qui possiamo avere degli insetti diversi rispetto a quelli presenti sull'orto e ci saranno probabilmente quelli che si cibano dei resti vegetali che vanno a finire nell'etamaio e chi si ciba degli insetti che si cibano dei resti vegetali. Quindi potrebbe esserci proprio una catena trofica dentro quel vaso. Staremo a vedere.